In molti mi chiedete che cos'è Cinebooking, a cosa mi può servire? È sempre più frequente questa domanda, spesso fatta anche di persona, quando mi incontrate in un festival oppure ad un centro commerciale. Bene, in questo video vi spiegherò con esattezza le funzioni e le opportunità che può offrirvi l'app Cinebooking. Ascoltate con attenzione e non perdetevi altri video come questo iscrivendovi al canale YouTube Cinebooking per essere aggiornati dei nuovi video pubblicati. Allora, siete pronti? Sigla! Lavora con noi nel cinema, televisione, pubblicità, eventi, radio, moda, musica e teatro. Cinebooking.com. Dunque, iniziamo dalle caratteristiche della piattaforma. Cinebooking è una web app con funzioni da metamotore di ricerca, e cioè raccoglie tutte le ricerche di mercato di personale artistico e professionale relative all'industria del cinema, televisione, pubblicità, eventi, radio, moda, musica e teatro. Inviandovi una notifica in email che in app a tutte le schede presenti nel database di persone che hanno configurato la propria scheda proposta completa di dati personali, foto, video, curriculum, eccetera. La vostra scheda non sarà pubblica online, così come le ricerche del recruiter, ma saranno visibili solo a seguito della vostra candidatura. Un sistema di match innovativo e rivoluzionario, studiato ed elaborato con uno specifico algoritmo, adatto per il lavoro dei freelance, spesso impegnati anche in un solo giorno di lavoro. Uno strumento unico per ricevere opportunità di lavoro quotidiane o candidature con un rapidissimo match. Riceverete in pochi minuti risposte alla vostra ricerca, così evitando inutili appelli sui social network creati per lo svago e non adatti per la selezione del personale. Ora vi spiego come funziona. Su cinebooking.com, se volete ricevere opportunità di lavoro, scegliete il tasto blu Proponi e compilate la scheda di proposta. Sono obbligatori solo pochi campi, tutti gli altri sono facoltativi, ma vi suggeriamo di rispondere ad ogni informazione richiesta, così da avere più opportunità nella scelta. Una volta terminata la scheda, dopo l'anteprima, convalidatela con invia scheda, dopodiché potete verificare i match ricevuti, modificare e aggiornare la scheda nella sezione proposte, molto semplice da utilizzare, con un sistema facilmente intuitivo. Se invece siete un recruiter e state cercando una figura artistica e professionale da impiegare nel vostro progetto, scegliete il tasto verde cerca e dopo aver indicato la qualifica di cui avete bisogno, riempite i campi relativi alle condizioni di lavoro da voi offerte. Una volta inviata la scheda di ricerca, il sistema dovrà necessariamente approvarla e solo dopo che Cinebooking vi approverà la ricerca, riceverete le schede in match dei candidati. Se riscontrate difficoltà nell'accesso all'account o nella configurazione della scheda, contattateci sui social, in chat per avere una risposta immediata oppure in Cinebooking al tasto contattaci e riceverete la nostra risposta con la soluzione alle difficoltà da voi incontrate. Considerate che la sola iscrizione in Cinebooking è utile solo al recruiter che cerca collaboratori. Per ricevere i match lavoro oltre l'iscrizione è necessario inviare la scheda proposta che, come spiegato, troverete al tasto Proponi. Poi figura artistica se siete un attore, figurante, modella, ballerina, cantante, tante hostess e tante altre qualifiche. In figura professionale, se siete un filmmaker, una truccatrice, un operatore di macchina, un macchinista, un elettricista, un runner di produzione. È importante sapere che Cinebooking mi invierà proposte di lavoro solo ed esclusivamente alla qualifica da voi indicata e scelta, e non da quello che scrivete nei campi descrittivi, proprio in virtù del fatto che il match lo genera l'algoritmo esclusivamente sulle qualifiche indicate nella sezione del rullo qualifiche. Cinebooking ha generato solo in Italia 1 milione di match. E cosa aspetti? Entra a far parte della più innovativa ed esclusiva community del lavoro nello spettacolo. Cinebooking.com, perché qui si parla di lavoro nel cinema e TV. Se avete qualche domanda da sottopormi, fatelo nel mio blog gianfrancoderosa.com. Sarò lieto di ascoltarvi e rispondervi. Cinebooking.com